Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come non laggare su Rust. Non fate caso agli FPS che sto facendo là in alto a sinistra, anche perché se io adesso guardo il cielo, gli FPS aumentano. Se guardo il basso, gli FPS aumentano. Invece, se guardo le case, l'acqua e tutto il resto, cominciano a scendere gli FPS. Quindi in questo caso, ragazzi, oggi vi spiego non solo ad abbassare la grafica, ma dobbiamo anche migliorare il rendering, perché noi sulle nostre schede Nvidia, poi di AMD, non so se avete anche voi questo sistema del filtro giochi, che qua sopra noi possiamo. Ah, su Rust non si può fare, vabbè. Comunque, su opzioni noi possiamo un attimo risolvere una cosa riguardo alla scala di rendering, perché se io adesso metto a 1.0 vedo meglio il gioco, cioè lo vedo molto bene. Invece, se metto qualità grafica e metto 0.5, guardate un po' com'è cambiata la grafica. E adesso vedo una merda sto gioco, lo vedo una merda. Guardate un po', ok? Quindi in questo caso la scala di rendering è molto importante per quelli che vogliono giocare. Quindi mettete la 0.8 e la qualità grafica o 2, oppure la impostiamo al 3. Per non parlare anche del fatto dei server, perché se è un server molto affollato, tante cose qua, tante cose là, tanti eventi, è ovvio che possiamo anche laggare sia di connessione che di anche peso, per il fatto che ci sono veramente un sacco di giocatori qua dentro. Ci sono più o meno 150 giocatori online. E ragazzi, adesso sto percorrendo qua su questa collina tanto per fare un test e vedere. Come potete vedere, sto facendo 40-50 FPS avendo anche una 1660 Super. E abbassando anche la grafica, migliorando un po' il rendering, non funziona, diciamo, un granché, ma ci arrangiamo con gli FPS che noi abbiamo, ok? Quindi cosa posso fare? Se invece avete una buona scheda video che supporta anche il ray tracing, abbassate la grafica senza attivare il RTX, farete veramente un sacco di FPS. Ora siamo qui nei sotterranei, qui dove stanno i treni, la stazione. Quindi volevo fare una cosa, diciamo un esperimento riguardo al campo visivo. E niente, con il campo visivo è molto bello, molto rilassante. E niente, ci aumenterà anche di un paio di FPS in più. Anche se per il V-Sync io l'ho disattivato, ma me li blocca a 60 ogni volta che guardo davanti, e me li blocca a 60, non capisco perché. Comunque, sempre ci possiamo arrangiare con la grafica bassa e anche i modelli, perché i modelli bisogna abbassarli, ok? Bisogna abbassarli. Adesso vi faccio vedere quali sono. Ok, come potete vedere, avete visto tutto questo crash, questo caricamento? È sia per il server che per il vostro PC. Ora, adesso vi faccio vedere la qualità mesh, la modellazione degli oggetti, per farvi vedere un po' come si risolve e come si fa ad aumentare un po' gli FPS. Ad esempio, ho abbassato la qualità terreno, qualità oggetto l'ho impostato a 99, siamo aumentati di qualche 10 FPS, ma ripeto, è sempre dal server oppure anche dal peso del gioco, Perché una volta entrai in un server vuoto, non c'era niente, neanche una casa, e facevo 120 fps con qualità bassa, qualità bassa. Invece metto qualità bassa qua e faccio 60 fps, e non ho neanche il V-Sync attivo, per farvi capire. Come potete vedere, ragazzi, qui la luce verde. Poi un'altra cosa che voglio farvi notare è questo posto. E guardate un po' quanti FPS faccio, 50-50. Adesso proviamo a impostare la grafica a 6 e facciamo anche di scala di rendering fino al massimo e vedere un po' quanti FPS noi scendiamo, ok? Ah, un'altra cosa, ragazzi, cercate di giocare a schermo intero con finestra, ad esempio, senza porte, ok? Non schermo intero, se no crasherete, ad esempio come su Warzone. Chi gioca a schermo intero ha tutto alto grafica e poi crash, perché è lo schermo intero, Quindi, come potete vedere, qui la stanza è molto bella, con qualità grafica alta, e siamo scesi di qualche 10 fps in meno. Adesso usciamo un attimo fuori e vi faccio vedere un'altra cosa. Accendendo la torcia qua fuori e illuminando un po' questa pietra, come potete vedere, guardate un po' come si vede molto bene, cioè si vede bellissima questa pietra. Adesso, se provo ad abbassare un po' la qualità grafica, la scala di rendering, cominceremo a vederla uno schifo. Per questo noi possiamo goderci il gioco
gioco con la scheda video che abbiamo, ad esempio, io che ho una 1060 sopra, non è che mi posso godere il gioco una meraviglia, devo per forza godermelo così. Cioè, guardate che schifo. E dobbiamo per forza arrangiarci con, come ho detto, con quello che abbiamo. Quindi proseguo un attimo sempre più giù fino ad arrivare alla qualità delle particelle. Mettete le qualità delle particelle 49, qualità degli alberi 99. Abbassate un po' la trama alberi. E voilà. Cioè non abbiamo più problemi di caricamento, crash, niente lag, niente ragazzi. È stato facilissimo, però sempre 55-60 fps facciamo, come ho detto sempre dal server dipende. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che se io adesso sbatto questa luce davanti a questa parete, come potete vedere un po' la texture, la mesh della grafica di questa casa, si vede una merda. Adesso se io cioè adesso basso un po' il livello di ombreggiatura, la distanza visiva, il filtro, i filtri, la mappatura, tutto. E aumentiamo di un po' la scala di rendering. Sì, adesso la aumentiamo un attimo per farvi un attimo vedere. Qui invece per il miglioramento delle ombre mettete 2. Qualità grafica 2 e scala di rendering 0.8. Adesso si vede un po' meglio. Sì, si vede un po' meglio, ma abbiamo abbassato un po' l'ombreggiatura, la distanza visiva, le mappature, le particelle. Quindi arrangiatevi con più che potete, più quello che volete fare, ragazzi. Fate anche dei test, vedete un attimo quanto fate di CPU, di GPU, e vedete se riuscite anche voi a risolvere questi errori di crash e di lag. Io ho fatto del mio meglio, quindi se il video vi è stato utilissimo, ragazzi, lasciate like. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!